Un medico veterinario, come posso essere io o gli altri colleghi, vede prevalentemente animali malati. Occupandomi nell'attività clinica principalmente di animali purtroppo malati, comunque animali con patologie, mi capita spesso di dover prendere in considerazione un tipo di terapia per il cane e per il gatto, oltre a quella nutrizionale per cui di solito vengo contattato. La terapia può comprendere in alcuni casi l'utilizzo di integratori che vanno aggiunti all'alimentazione normale per cercare di risolvere quello specifico problema, in altri casi l'utilizzo dei farmaci. Si tratta di una scelta che chiaramente va fatta caso per caso, a seconda delle singole situazioni può essere utile un certo tipo di prodotto o un altro tipo di prodotto ed è una scelta che può fare esclusivamente un medico veterinario, che è l'unico professionista per quanto riguarda la salute animale, che può prendere questo tipo di decisione e sa quando è il caso di fornire un'integrazione e quando è il caso di fornire un farmaco. Nel precedente video abbiamo parlato degli integratori, abbiamo visto come il nome sia improprio perché si parla in realtà di alimenti complementari per cani e gatti, ma sono sostanze che possono essere utilizzate anche per migliorare lo stato di salute del cane e del gatto. Questo fa spesso pensare ai proprietari che un integratore o un farmaco siano più o meno la stessa cosa. Sì, c'è qualche differenza, ma grosso modo siamo lì. I motivi sono diversi, ci sono fior di articoli su internet che lodano le proprietà di alcune integrazioni che sembra siano delle panacee per tutti i mali, c'è anche il fatto che quando si apre la confezione di un'integrazione, quindi di un alimento a tutti gli effetti dal punto di vista legale, non c'è un foglietto con 25 effetti collaterali di quell'integrazione, il che dà una sensazione senz'altro di sicurezza rispetto a un farmaco col bugiardino che nel momento in cui si apre c'è scritto qualcosa che tendenzialmente spaventa un proprietario che non conosce quel farmaco, non ne conosce l'utilizzo. Questa distinzione però non è una curiosità, nel senso che purtroppo può avere anche delle conseguenze, in alcuni casi sono stati anche gravi per la salute dell'animale, che è un po' il motivo per cui ho deciso di fare questo video che è particolarmente tecnico, perché appunto si va a parlare di farmacologia, quindi di un argomento abbastanza strettamente veterinario. Mi è infatti capitato varie volte che un collega veterinario avesse prescritto una terapia farmacologica, quindi con farmaci, ma il proprietario che poi si è rivolto a me non l'avesse iniziata perché voleva qualcosa di diverso, voleva un'integrazione e non voleva dare il farmaco perché magari aveva letto il foglietto degli effetti collaterali. In altri casi, senz'altro più frequenti e meno rischiosi, c'erano delle persone che avevano iniziato la terapia del veterinario, ma avevano la volontà di interromperla per sostituirla con altre integrazioni. Ora, posto che prima di sospendere una terapia, visto che il piano terapeutico non l'ho fatto io in quel caso, ma l'ha fatto il collega, devo confrontarmi con il collega per capire naturalmente se è possibile sospenderlo e cosa voleva fare con quel piano terapeutico, perché non sempre è immediata la comprensione di quello che aveva intenzione di fare il collega, del tentativo che voleva fare il collega, ma soprattutto nella maggior parte dei casi io mi trovo d'accordo con le terapie che ha fatto il collega, che ritengo assolutamente corrette per quella situazione. Effettuando anche la mia visita, conferma al proprietario che quella terapia ci vuole e che non può essere sostituita in nessun modo. Questo tipo di domanda deriva dal fatto che molto spesso, ed è anche comprensibile, non sono tutti medici, i proprietari, comunque sia i consumatori in generale, non conoscono la differenza che c'è tra un farmaco e un integratore. Questo l'ho notato non solo leggendo fra le righe e parlando con i proprietari, ma chiedendolo direttamente, giusto per capire cosa pensano i proprietari e per cercare, nel mio piccolo, per quello che posso, di fornire informazioni corrette. Ho chiesto a volte ai proprietari, ma sai che differenza c'è tra un farmaco e un integratore? Ed ho ricevuto delle risposte non corrette, che oggi andiamo ad analizzare, capiamo perché non sono corrette, ma soprattutto vado a dare la risposta corretta. Il video non è in nessun modo pensato per favorire il fai da te da parte del proprietario. Ricordo che è assolutamente indispensabile quando c'è un problema di salute il supporto di un medico veterinario, questo mi raccomando perché è la base, ma serve a far capire ai proprietari, in particolare a quelli che rischiano di fare un errore, non tanto a quelli che l'hanno già fatto, perché a loro ci abbiamo già pensato e si è corretto il tiro, chiaramente, che interrompere una terapia farmacologica o sostituirla in modo arbitrario con un'integrazione o sostituire magari anche un'integrazione con un farmaco, perché capita anche quello,
È una cosa rischiosa e nel momento in cui si fa un certo tipo di terapia bisogna seguire le indicazioni che sono state fornite dal proprio veterinario. Per chi ha interesse ad approfondire e a capire effettivamente qual è la differenza tra un farmaco ed un integratore, questo è il video adatto. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Valerio Guigi, medico veterinario, specialista in ispezione degli alimenti, master in fitoterapia veterinaria e nella mia attività mi occupo di alimentazione e nutrizione del cane e del gatto. Facciamo un gioco, lo chiedo anche a voi, che differenza c'è da un farmaco a un integratore? Pensateci un attimo, mettete un attimo in pausa il video, scrivetelo e poi confrontatelo con queste che darò ora, che sono le risposte sbagliate più frequenti. Poi lo confrontate anche con la risposta esatta in modo da vedere se e dove nel caso stavate sbagliando. Le risposte da parte dei proprietari vanno dal classico, non lo so, chiaramente, ha una serie di risposte che sono abbastanza eterogenee tra loro, ma ho notato che le tre più diffuse sono queste. La prima, l'integratore è naturale, il farmaco è chimico, o più correttamente di sintesi. La seconda, il farmaco ha degli effetti collaterali, l'integratore non li ha. La terza, per il farmaco serve la ricetta, per l'integratore no. Di queste tre risposte, solo l'ultima è parzialmente vera, in parte non del tutto, le altre due invece sono completamente fuorvianti. Analizziamo quindi risposta per risposta e cerchiamo di capire perché queste risposte sono sbagliate prima di dare la risposta corretta, che è purtroppo anche abbastanza complicata. La prima risposta sbagliata è questa: l'integratore è naturale, il farmaco è di sintesi o chimico. A parte il termine chimico, che non vuol dire assolutamente nulla, tutte le sostanze hanno una formula chimica, compresa l'acqua, per cui non ha nessun senso, parliamo più propriamente di sintetico, ovvero di una molecola che è stata sintetizzata in laboratorio e non estratta da un organismo vivente. Il naturale, appunto, come inteso generalmente dai proprietari, è inteso appunto come estratta da un organismo vivente. Tuttavia, la risposta è sbagliata sia che la guardiamo dal punto di vista del farmaco, sia che la guardiamo dal punto di vista dell'integratore. Vediamo il perché. Partiamo guardando la domanda dal punto di vista dell'integratore. L'integratore è sempre naturale? Assolutamente no. Ci sono tantissimi integratori che sono prodotti in laboratorio, di cui in letteratura scientifica si trova proprio il processo produttivo, i reagenti che vanno messi dentro per produrre quel tipo di integratore. Tra gli integratori più diffusi di origine sintetica ci sono senz'altro le vitamine. Da notare anche un aspetto abbastanza curioso: il fatto che se quella vitamina non viene presa da un integratore di sintesi, ma viene presa dalla carne di un animale, animale presumibilmente di allevamento, anche perché non è che ci siano tanti animali allo stato brado ad oggi, con ogni probabilità quella vitamina che viene presa dal fegato del bovino sarà stata sintetica a sua volta, perché anche il bovino ha delle necessità vitaminiche, non si sa produrre da solo le vitamine e le deve prendere dalla sua alimentazione, alimentazione composta da alimenti industriali nelle quali le vitamine sono di origine sintetica, per cui in realtà l'origine rimane sintetica tanto che forniamo quella vitamina con un integratore in polvere al cane, quanto che quella vitamina sia stata presa dal fegato di un bovino che a sua volta l'ha mangiata ed era sintetica. La buona notizia è che del fatto che sia sintetico e naturale all'organismo del cane e del gatto non gliene frega assolutamente nulla. Questo perché l'organismo è in grado di leggere delle strutture chimiche delle vitamine. Quindi se una vitamina ha quella precisa e specifica e senza nessuna differenza struttura chimica, lui la riconosce e la tratta come una vitamina A, una vitamina B1, una vitamina B5 o così via. Nel momento in cui c'è anche un solo atomo di differenza nella formula chimica di quella vitamina, l'organismo non la riconosce e di conseguenza non la utilizza come vitamina. Per cui le molecole, che siano di derivazione naturale o che siano di derivazione sintetica, sono assolutamente identiche, senza nessuna differenza tra una e l'altra. Guardandole invece dall'altro lato, cioè dal punto di vista del farmaco, non è vero che tutti i farmaci sono sintetici. Alcuni senz'altro lo sono, anche perché sono molecole che in natura non esistono, sono state proprio inventate dall'uomo e quindi sono dei principi attivi che per forza di cose devono essere sintetizzati in laboratorio. Ma in altri casi ci sono delle sostanze che sono identiche a quelle naturali, quindi come abbiamo visto adesso per le vitamine, o addirittura estratte dalle piante solitamente, perché o non si è trovato il modo di produrli sinteticamente, oppure è troppo costoso produrli sinteticamente, quindi rimane economicamente vantaggioso estrarlo da quella specifica pianta ed avere il principio attivo. Questo studio, fatto nel 2012, ha preso in considerazione tutti i farmaci che sono stati messi in commercio in America negli ultimi 30 anni, 30 anni dal 2012, andando a valutare la derivazione dei singoli farmaci. Possiamo vedere che circa la metà sono sintetici, mentre gli altri sono di derivazione naturale, o estratti direttamente, o identici al farmaco naturale, oppure modificati
a partire dall'estratto naturale, cioè l'estratto naturale viene fatto e poi viene fatta una modifica successiva in laboratorio per ottenere la formula chimica di cui c'è bisogno per quel farmaco. Questa fonte ci fa vedere come l'assunto tutti i farmaci sono di sintesi non è in generale corretto e anche se la maggior parte per vari motivi sono di sintesi, anche qui il discorso non cambia molto da quello che abbiamo fatto a proposito degli integratori. All'organismo non interessa l'origine, interessa la struttura della molecola, in particolare nei farmaci ci sono delle molecole, i principi attivi, che vanno a bersagliare specifici target nell'organismo, cioè dei recettori o degli enzimi, andandone a modificare la funzione. Quello che ci interessa quando diamo un farmaco come veterinari non è quello di andare a controllare se sia di derivazione sintetica o di derivazione naturale, ma l'effetto che quello ha. Se un cane sta vomitando e ha bisogno di un farmaco per smettere di vomitare, il farmaco che scelgo deve avere un effetto antiemetico. Lo scopo di un medico veterinario è quello di ristabilire la salute del cane o del gatto, comunque sia del paziente, non quello di verificare la derivazione della singola molecola. L'importante è che il farmaco funzioni per quello che ci riguarda. Peraltro, la derivazione è così poco importante per la farmacologia che non viene nemmeno scritto se il farmaco sia di derivazione sintetica o di estrazione naturale nel foglietto illustrativo, perché è un'informazione che ai fini della salute del cane e del gatto non ci interessa. E poi va fatta anche un'ultima considerazione: le sostanze di derivazione naturale non sono sempre innocue, lo vedremo meglio nel prossimo video, ma insomma conosciamo tutti l'Amanita phalloides, fungo assolutamente mortale tanto per le persone quanto per i cani e per i gatti, che contiene dei principi attivi tossici, velenosi in questo caso, ma è una sostanza di derivazione assolutamente naturale, quindi non importa la distinzione naturale-sintetico, quello che ci importa è quello che fa, è l'effetto che ha il farmaco. La seconda affermazione sbagliata è quella che dice il farmaco ha degli effetti collaterali, l'integratore non li ha. Altro assunto non vero, anzi è una delle cause principali che porta all'utilizzo sbagliato degli integratori, proprio perché molte persone pensano che un integratore non abbia effetti collaterali e comunque faccia bene per forza, spesso va a peggiorare la situazione se non è stato dato nel modo giusto, in particolare se non è stato dato sotto prescrizione del medico veterinario. Mi è purtroppo capitato spesso di vedere integratori sbagliati che hanno portato a dei problemi o a peggiorare i problemi che il cane e il gatto aveva già rispetto a un'altra magari integrazione, quindi non era nemmeno necessario un farmaco, ma l'integrazione corretta sì, e invece è stata utilizzata un'integrazione a sproposito. Bisogna infatti ricordare che non ci sono vie di mezzo, un integratore non funziona e quindi non ha nessun effetto, in quel caso non avrà nessun effetto né positivo né negativo. O se l'integratore funziona avrà un effetto che in alcuni casi è positivo, in alcuni casi è negativo. Lo specificheremo meglio nel prossimo video perché parleremo proprio di questo argomento, però una delle considerazioni più semplici è questa: quando io vado a inserire una molecola dell'organismo per ottenere un certo effetto, specialmente se di quella molecola ne do troppa, otterrò un effetto che è eccessivo, superiore a quello che cerco e questo può far sì che l'organismo invece di reagire bene reagisca male e magari non peggiorerà la situazione che c'era prima, anzi forse la risolve anche, ma causa qualche altro problema. Il meccanismo è attivo nel bene e nel male. Il fatto che poi non siano indicati gli effetti collaterali nel prodotto perché non sono previsti dalla legge non vuol dire che questi effetti collaterali non ci siano, vuol dire semplicemente che non sono indicati nel foglietto illustrativo, che è una cosa ben diversa. Ogni singolo integratore va valutato prima di fornirlo al cane o al gatto. Addirittura se consideriamo, l'abbiamo visto già in vari video, che le vitamine che sono nutrienti essenziali, cioè senza i quali il cane e il gatto non potrebbero vivere, la vitamina A o la vitamina D, se ne dai troppo poche causano patologie perché causano carenze nutrizionali, ma se ne dai troppe causano altre patologie perché causano le patologie da eccesso nutrizionale, in particolare quelle della vitamina A sono anche particolarmente pesanti, ci fa capire come le molecole non sono innocue e qui stiamo parlando di una molecola che comunque è essenziale, cioè il cane e il gatto non ne possono fare a meno, ma che se ne dà troppa ha effetti collaterali e ci mancherebbe. Ma di questo parleremo in modo approfondito nel prossimo video. La terza ed ultima affermazione, parzialmente corretta, in realtà è questa: il farmaco richiede la ricetta, l'integratore non richiede la ricetta. Non è del tutto vera. Cioè, per quanto riguarda gli integratori, è vero perché sono alimenti e non sono soggetti alla prescrizione medica, per cui gli integratori possono essere sempre acquistati senza ricetta veterinaria, anche se consiglio comunque di consultare il veterinario prima di prenderli per i motivi che ho ampiamente spiegato, ma dal punto di vista
vista legale la ricetta non serve. Per i farmaci invece non è sempre così, nel senso per la maggior parte dei farmaci serve la ricetta, ma per alcuni non è necessaria, sono farmaci dispensabili anche senza ricetta. L'esempio più comune nel cane e nel gatto sono gli Spoton, quindi le fialette antiparassitarie che si mettono sulla schiena del cane e del gatto, che sono farmaci a tutti gli effetti, quindi legalmente sono dei farmaci, ma allo stesso tempo non richiedono ricette, infatti vengono venduti anche senza particolari problemi nei negozi di animali. Tuttavia, per quanto questa risposta sia parzialmente corretta, questa riguarda solamente il modo in cui si può entrare in possesso del farmaco e dell'integratore e non entra nel merito di quello che ci interessa, cioè cosa fa il farmaco, cosa fa l'integratore nell'organismo del cane e del gatto, è quello che cerco di spiegare con quella che è tutti gli effetti la risposta corretta alla nostra domanda: che differenza c'è tra farmaco e integratore? Per capire la differenza che intercorre tra questi due prodotti è importante partire dalla definizione legale che vediamo per entrambe le categorie. Il medicinale veterinario è ad oggi definito dal regolamento dell'Unione Europea 6 del 2019. La definizione, come vedete in questa immagine, è abbastanza articolata, ma ai fini di quello che ci interessa, riporto solamente la lettera B dell'articolo 4 al punto 1. Il medicinale è una sostanza destinata a essere utilizzata sugli animali o somministrata agli animali allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica. Per ora lasciamola così e vediamo invece le definizioni legali di integratore e di alimento complementare per quanto riguarda la mangimistica. Gli integratori, intendendo con questo termine gli integratori per gli esseri umani, abbiamo visto che integratore è una definizione legalmente accettata solamente in nutrizione umana, andate a vedere il video precedente di questa serie in cui ho parlato della classificazione degli integratori, è definito dal decreto legislativo del 21 maggio del 2004, numero 169, come i prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali vitamine e minerali, o di altre sostanze avendo un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre o estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti in forme predosate. Poiché gli integratori per cani e gatti sono definiti dal punto di vista legale alimenti complementari, vediamo anche la definizione legale degli alimenti complementari che si trova nel regolamento della Comunità Europea numero 767 del 2009, all'articolo 2, e sono definiti mangimi composti con contenuto elevato di alcune sostanze, ma che per la loro composizione sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi. Da notare che questa definizione non si applica solamente ad un prodotto che ha un'attività specifica, quindi gli integratori di cui stiamo parlando, ma si applica ad esempio anche a un biscotto per cane, a un masticabile per i cani, alle scatolette complementari per i gatti. Tutti questi prodotti sono degli alimenti complementari. Per questo motivo è opportuno considerare anche quanto ci dice il regolamento 354 del 2020, che definisce alcuni prodotti pensati specificamente per il supporto in alcune patologie, detti in gergo mangimistico anche PARNUT o alimenti destinati a particolari fini nutrizionali. La definizione del particolare fine nutrizionale è il soddisfacimento delle esigenze nutrizionali specifiche di animali il cui processo digestivo, di assorbimento e il cui metabolismo sono o rischiano di essere alterati temporaneamente o in forma irreversibile e che di conseguenza possono trovare giovamento dall'assunzione di mangimi adeguati al loro stato. Qui vi mostro un esempio delle richieste legali per formulare un alimento specifico per patologie dei cani e dei gatti, in particolare in questo caso legato ai disturbi dell'assorbimento intestinale. Dalle definizioni è possibile vedere già un'importantissima differenza tra quello che è un farmaco e quello che è un'integrazione. Il farmaco ha lo scopo di ripristinare lo stato di salute dell'animale con particolari meccanismi d'azione. Gli integratori invece sono di supporto per l'organismo, migliorano la nutrizione, sono in grado di supportare un particolare stato patologico, ma non lo risolvono. Possono quindi essere d'aiuto, spesso vanno somministrati per molto tempo, determinano anche dei miglioramenti nella condizione fisica del cane o del gatto, ma non riescono a portare una risoluzione completa del problema, almeno dal punto di vista della definizione legale. In particolare, non ci riescono nel breve tempo, sono delle sostanze che per avere un miglioramento vanno assunte per molto tempo, per diversi giorni, per qualche settimana, per qualche mese in certi casi, mentre per avere un effetto rapido, veloce, è necessario un farmaco che agisce nel giro di qualche ora all'incirca, quando non viene somministrato direttamente in vena, e in quel caso agisce anche direttamente nel giro di pochi minuti, insomma è un effetto ben diverso da quello che si può ottenere con un'integrazione. Ma la definizione legale non è
è l'unica cosa che differenzia il farmaco dall'integratore. C'è un altro aspetto che è forse anche più importante rispetto alle semplici definizioni legali che abbiamo visto ora, e sono le garanzie che i due tipi di prodotti ci danno. La base è che immettere un farmaco sul mercato è difficilissimo, immettere un integratore sul mercato è facilissimo, e proprio perché l'azienda che produce il farmaco o l'integratore deve fornire delle garanzie molto diverse quando mette in commercio un farmaco e quando mette in commercio l'integratore. Per il farmaco, infatti, come previsto dal regolamento 6 del 2019, abbiamo tre caratteristiche fondamentali che sono la qualità, la sicurezza e l'efficacia di ogni farmaco che viene messo in commercio. Queste caratteristiche devono essere indicate in modo molto preciso e con studi clinici in un dossier che viene inviato ad un ente pubblico, per l'Italia è l'Agenzia Italiana del Farmaco, per chi invece preferisce affidarsi all'Europa è l'EMA, il quale, valutato il dossier, autorizza o nega la commercializzazione del farmaco. Le prove da effettuare per ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio sono difficilissime, sono anche molto lunghe, il che vuol dire che dallo sviluppo del farmaco all'effettiva commercializzazione possono passare anche diversi anni. Una volta che l'ente pubblico ha valutato che quel farmaco sì, effettivamente funziona, è quello che dice di fare, viene messo in commercio e la commercializzazione del farmaco ci dà le tre garanzie di cui abbiamo parlato e che vediamo meglio. La prima è la qualità, definita dal regolamento come il controllo delle informazioni riguardanti il processo di fabbricazione, la caratterizzazione, le proprietà, le procedure e i requisiti per il controllo della qualità, nonché una descrizione della composizione, dello sviluppo e della presentazione del medicinale veterinario. La mancanza di qualità, se ci fosse, potrebbe causare l'immissione in commercio di un medicinale veterinario che non funziona, che magari non contiene principio attivo, e capite bene che è un farmaco che dovrebbe salvare la vita di un animale, ma che non ha principio attivo e di conseguenza non la salva, non è un farmaco granché utile, per questo è fondamentale la garanzia di qualità. La sicurezza viene definita come le informazioni a potenziale tossicità del medicinale veterinario e sui eventuali effetti dannosi o indesiderabili alle condizioni di impiego previste negli animali, effetti che devono essere valutati in funzione della gravità dello stato patologico. La mancanza di sicurezza potrebbe portare a un fenomeno molto semplice: gli effetti collaterali vengono ad essere superiori rispetto ai benefici che si hanno da quel farmaco. L'abbiamo visto prima, quando c'è un effetto attivo necessariamente ci saranno degli effetti desiderati e degli effetti indesiderati, semplicemente perché l'effetto attivo c'è, esiste, e questo vale nel bene e nel male, ma è importante che nella commercializzazione di un farmaco gli effetti benefici siano superiori a quelli collaterali. Se mancasse la sicurezza, avremmo ribaltata questa situazione e capite che non è una situazione ottimale. L'ultima garanzia è l'efficacia, ovvero la possibilità di dimostrare o di supportare l'effetto del medicinale veterinario dopo la somministrazione secondo un regime posologico proposto per la via di somministrazione proposta e di precisare le sue indicazioni e controindicazioni in funzione della specie, dell'età, della razza, del sesso, delle sue modalità di impiego o dei suoi effetti negativi eventuali. La mancanza di efficacia potrebbe portare ad avere sul mercato dei farmaci che contengono sì il principio attivo, ma che è inutile, perché magari è sbagliata la dose, è sbagliata la specie di destinazione, è sbagliata la via di somministrazione di quel farmaco. In altre parole, il farmaco sarebbe venduto per curare una specifica patologia, ma non la cura quella specifica patologia. E quindi capite bene che è un farmaco di fatto, ancora una volta, inutile senza una garanzia di efficacia, che è il motivo per cui la garanzia di efficacia ci vuole. Di contro, il processo autorizzativo di un integratore è molto 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 più semplice, mentre qui c'è un controllo preventivo prima di mettere un farmaco in commercio, c'è bisogno di un ente che dia l'autorizzazione all'immissione in commercio, nell'integratore non c'è niente del genere, ovvero l'azienda può mettere sul mercato il proprio integratore senza alcuna autorizzazione preventiva. Per quanto riguarda gli integratori umani è prevista una notifica al Ministero della Salute, quindi il Ministero della Salute è a conoscenza della commercializzazione di quell'integratore, ma i controlli vengono fatti quando l'integratore è già in commercio, perché la notifica viene fatta quando si immette in commercio, quindi c'è del tempo tecnico poi per andare eventualmente a fare i controlli. Nella mangimistica, per quanto riguarda gli alimenti complementari, non c'è nemmeno l'obbligo di notifica, quindi l'autorità competente non sa che c'è quell'alimento in commercio, ma lo scopre o perché c'è un problema, quindi a causa di una segnalazione fatta magari da un proprietario, magari da qualche veterinario, oppure quando va a controllare l'azienda che lo produce e scopre che quel prodotto è presente. A quel punto fa dei controlli, ma è abbastanza chiaro capire come in realtà quell'integrazione può essere già in commercio da tempo, senza di per sé un controllo preventivo capillare, come avviene con il farmaco. Non solo, delle tre garanzie che ci dà il farmaco, per gli integratori ne rimane solamente una, che è quella relativa alla sicurezza, ovvero esattamente
chiaramente come gli alimenti per cani e gatti non devono fare male al cane e al gatto, non devono essere presenti sostanze strane, sostanze potenzialmente dannose, residui sopra i limiti di legge e quant'altro, ne abbiamo già parlato diverse volte nei video. Questo vale nello stesso modo anche per l'integratore, per cui l'integratore non deve contenere sostanze dannose, non deve danneggiare l'animale. Ma attenzione, attenzione, mancano le garanzie di sicurezza e di efficacia. Abbiamo visto prima quanto questo possa rappresentare un problema nel farmaco ed è un problema anche negli integratori, perché è scelta dell'azienda inserire le informazioni relative all'efficacia e alla qualità di quel prodotto. Non sono obbligatorie per legge e l'azienda le può non inserire. Questo è un grosso problema perché nella maggior parte dei casi gli integratori in vendita non forniscono queste informazioni e per un veterinario senza le informazioni a disposizione è praticamente impossibile sapere se quel prodotto, per l'utilizzo che se ne vuol fare, funzionerà o non funzionerà. Bisogna essere molto attenti e valutare quella che è la titolazione. L'abbiamo già menzionata precedentemente nell'altro video, la vedremo meglio nel prossimo, ma è un parametro fondamentale per poter valutare l'efficacia e la qualità di un'integrazione. Non avremo mai le garanzie che ci dà un farmaco, ma quantomeno ci è molto utile per scegliere un'integrazione che abbiamo intenzione di utilizzare nel proprio cane o nel proprio gatto. A questo punto una domanda sorge spontanea, ma allora se con i farmaci ho tutte queste garanzie, quindi sono sicuri, sono efficaci, ne conosco la qualità, perché non utilizzo sempre farmaci, ma a volte è necessario utilizzare le integrazioni? Il motivo è semplicemente che il farmaco e l'integratore sono due prodotti diversi tra loro, quindi in alcuni casi ci vuole il farmaco, in altri casi ci vuole l'integratore. L'errore non sta quindi nell'utilizzare il farmaco, nell'utilizzare l'integratore, sono utili tutti e due nelle diverse situazioni. L'importante è non scambiarli fra loro, perché quella è la cosa più grave che si possa fare, utilizzare un farmaco quando ci vuole un integratore o un integratore quando ci vuole un farmaco. L'integratore in certi casi viene fornito insieme al farmaco perché ha lo scopo di potenziarne l'azione. Un esempio tipico è l'utilizzo degli antibiotici e dei prebiotici. Mentre l'antibiotico uccide i batteri dannosi, il probiotico è di supporto per mettere invece dei batteri buoni, diciamo così, all'interno dell'intestino del cane e del gatto, per cui è un'azione che l'antibiotico non avrebbe e che non c'è nessun farmaco che ha, per cui in quel caso è necessario il probiotico, non ci sono farmaci che hanno lo stesso effetto dei probiotici, almeno ad oggi, per cui è un'integrazione, non è assolutamente un farmaco, ma è importante da utilizzare in concomitanza con un farmaco, subito dopo la terapia farmacologica. Il fatto che poi gli integratori hanno un'efficacia tendenzialmente minore rispetto a quella di un farmaco li rende utilizzabili anche per periodi di tempo più lunghi, utilizzando dei farmaci generalmente per un meccanismo avverso che si chiama induzione enzimatica e che porta, tra virgolette, all'assuefazione a quel farmaco, ovvero più tempo do il farmaco, meno sarà efficace quel farmaco, che è il motivo per cui spesso i farmaci non si possono dare per periodi troppo prolungati. Questo effetto nell'integratore, che spesso è composto da una serie di molecole, da tante molecole eterogenee fra loro, non avviene e questo fa sì che un integratore si possa fornire anche per diversi mesi, quando il farmaco magari dopo 1 o 2 settimane invece va interrotto. Per cui spesso è razionale, questo si dà il farmaco per ripristinare la funzione fisiologica, l'integratore poi per mantenerla e per evitare delle ricadute che ci potrebbero essere nel futuro. Ci sono poi anche dei casi, sono pochi, però ci sono, in cui si preferisce utilizzare un integratore a posto di un farmaco, magari perché non ci sono farmaci che hanno l'effetto dell'integratore che invece è quello desiderato, oppure perché ci sono patologie molto lievi e di conseguenza si preferisce utilizzare un integratore rispetto ad un farmaco. Riprendendo l'esempio che abbiamo fatto prima, utilizzare antibiotici quando c'è una diarrea lieve porterebbe a un effetto collaterale che è quello dell'induzione dell'antibiotico resistenza, che si preferisce evitare lasciando quindi gli antibiotici a situazioni solamente più gravi, mentre in quelle più lievi si utilizza appunto il probiotico per cercare di portare a un miglioramento della situazione patologica e in questo modo evitare l'utilizzo dei farmaci. La costante però, per quanto abbiamo visto, ci sono anche dei casi in cui si preferisce utilizzare un integratore rispetto ad un farmaco, è una, cioè che la situazione patologica deve essere valutata da un medico veterinario. È il medico veterinario che ha le conoscenze e le competenze adatte per stabilire se in quella specifica situazione c'è bisogno di un farmaco o c'è bisogno di un integratore e nel caso quale farmaco e quale integratore. La prescrizione di tutte e due le tipologie di prodotto viene fatta in conseguenza di una visita veterinaria che ha valutato quindi lo stato patologico attuale in quel momento.
Questo vuol dire che interrompere il farmaco prima del tempo che è stato prescritto, oppure addirittura non darlo proprio, aspettando un secondo parere che però potrebbe richiedere diversi giorni, può portare a un aggravamento della condizione patologica, semplicemente per il fatto che si perde tempo. Se c'è un'infezione batterica, i batteri li continuano a proliferare, non è che stanno ad aspettare il secondo parere di un altro veterinario che magari potrebbe forse dire che il farmaco non serve. Non funziona così. Quando c'è bisogno di una terapia farmacologica va fatta, quando c'è bisogno di una terapia integrativa va fatta. L'importante è capire il razionale e soprattutto non fare l'errore di modificare le prescrizioni veterinarie, perché potrebbe risentirne anche in modo abbastanza grave la salute del vostro cane o del vostro gatto. Concludo facendo un esempio pratico del perché a volte si sceglie di utilizzare un farmaco, altre volte si sceglie di utilizzare un integratore. Questo è il meccanismo dell'infiammazione. Come potete vedere, è una catena complicatissima di eventi. Noi prendiamo in considerazione due tipi di sostanze che si potrebbero dare per cercare di risolvere questa infiammazione: i farmaci antinfiammatori non steroidei, che sono dei farmaci, e l'acido icosapentaenoico, che è un omega 3 che è disponibile normalmente in commercio sotto forma di integratore alimentare. Dove agiscono le due molecole? Nella catena dell'infiammazione, i farmaci antinfiammatori non steroidei vanno ad agire qua, andando praticamente a bloccare degli enzimi che portano avanti la catena dell'infiammazione. In qualche modo loro vanno ad ammanettare questi enzimi, gli enzimi di conseguenza lavorano un po' meno e la catena dell'infiammazione si interrompe, perché è fondamentale il loro lavoro per riuscire ad arrivare alla conclusione dell'infiammazione. In questo modo l'effetto è molto veloce. Chi di voi ha preso un farmaco antinfiammatorio non steroideo anche per se stesso, perché aveva una parte infiammata, sa benissimo che l'effetto antinfiammatorio arriva dopo poche ore, quindi è molto molto veloce, perché sono bloccati questi enzimi. Naturalmente il farmaco dopo un po' se ne va dal corpo, di conseguenza l'infiammazione ritorna perché la catena infiammatoria inizia a lavorare nuovamente in modo normale. E questo rende necessaria una nuova somministrazione dell'antinfiammatorio. Per quanto riguarda invece l'integrazione, dove va ad agire su questa catena dell'infiammazione? Da nessuna parte, perché agisce in altro modo, ovvero vedete questa molecola qua su che è l'acido arachidonico? Ecco, l'acido arachidonico è uno dei precursori dell'infiammazione che porta alla formazione delle altre molecole che interagiscono nella catena dell'infiammazione. L'acido icosapentaenoico cosa va a fare in questo caso? Va semplicemente a entrare in competizione con l'acido arachidonico. Di conseguenza ci sarà più acido icosapentaenoico in circolo e meno acido arachidonico. Praticamente, mentre il farmaco andava ad ammanettare gli enzimi, di conseguenza non permetteva l'andare avanti della catena infiammatoria facendo un effetto antinfiammatorio, l'acido icosapentaenoico va a cercare di togliere le risorse a disposizione di questi enzimi per portare avanti la catena infiammatoria. Capite bene che questo effetto è minore, nel senso che da una parte va un poliziotto a manetta il criminale, che nel nostro caso è l'enzima, e lo rende assolutamente innocuo in quello che sta facendo. Dall'altro lato, invece, beh, cerca di far morire di fame l'enzima, il criminale nel nostro caso, e capite bene che l'effetto è molto più lungo e anche molto più difficile. Insomma, se c'è un criminale che sta sparando alle persone, c'è bisogno di un poliziotto che lo vada ad ammanettare, non cercare di barricarlo e cercare aspettare che quello muoia di fame e nel frattempo continua ad ammazzare la gente. Ecco, capite quindi che l'effetto è diverso. Di contro, però, cercare di farlo morire di fame è un esempio molto figurato, chiaramente, e spero di facile comprensione, anche se dal punto di vista scientifico assolutamente inesatto, può essere utile nei periodi di tempo prolungato, magari quando nella fase acuta si è fornito il farmaco e quindi si è bloccata l'infiammazione, quella seria, quella pesante. Poi, siccome un po' di infiammazione può permanere, comincio ad utilizzare l'integratore, lo utilizzo per molto tempo, cercando anche di farli morire di fame questi enzimi che perpetuano la catena infiammatoria e quindi riducendo sia l'infiammazione sia il dolore nella situazione patologica. Ma in una condizione grave, l'effetto più lento dell'acido icosapentaenoico non è paragonabile a quello di un farmaco antinfiammatorio o uno steroideo. E questo proprio perché agiscono in punti diversi della catena infiammatoria. Un'azione è molto più efficace, un'azione è molto meno efficace, ma la differenza sta lì. Quando si valuta l'efficacia di un integratore o l'efficacia di un farmaco, bisogna conoscere prima cosa il meccanismo d'azione, dove va ad agire, perché agisce e quindi come posso utilizzare il farmaco o come posso utilizzare l'integratore.
Questo vuol dire che se avete intenzione, avete letto qualcosa, avete qualche curiosità relativamente alla modifica di una terapia, ben venga proporla al vostro veterinario, parlatene con il vostro veterinario, ma sentite il vostro veterinario, non fate di testa vostra, perché è uno degli errori più gravi che potete fare, l'ho già detto più volte e lo ribadisco in chiusura del video, è uno degli errori più gravi che potete fare nella salute del vostro cane e del vostro gatto. Non pensate agli integratori come naturale, farmaco come sintetico o agli integratori che non hanno effetti collaterali, potranno avere meno effetti collaterali ma anche meno effetti utili alla salute del vostro cane e del vostro gatto, per cui la situazione deve essere valutata nello specifico da un medico veterinario. Per quanto non potete fare da soli questo tipo di valutazione, spero che comunque sia stato utile per capire il razionale che sta dietro alla scelta di un farmaco e di un integratore e di capirne la differenza. Voi che cosa ne pensate? Avete fatto il gioco delle domande all'inizio? Avete dato una risposta sbagliata? Magari pure sapevate già la risposta esatta, in questo caso vuol dire che siete molto bravi. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti di YouTube, oppure potete fammelo sapere sulla mia pagina Facebook Valerio Guigi. Io vi ricordo che se siete interessati a una consulenza nutrizionale, una visita veterinaria o una dieta casalinga formulata direttamente da me, trovate tutti i recapiti qui sotto nella descrizione del video. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.